cosa facciamo, Roberta? Oggi è una giornata molto molto triste per il mondo, però noi avevamo questa voglia di mettere un po' di vita, di cose buone per terra, di piante, di linfa, e quindi siamo qui a Ostia, a Dragone, in un quartiere subperiferico di Roma, a cercare di riportare un po' di vita, di speranza anche qui. Sì, a conoscenza di quello che avviene in questo parco? Sì. Cosa ne pensa? Beh, una buona iniziativa che sta a significare che i cittadini, insomma, si attivano nei problemi e non aspettano qualcuno che gli risolva. Ci troviamo qua, no? Un dramma di Roma e di molti luoghi sono i cosiddetti spazi aperti che vengono in qualche modo degradati perché interdetti alla cittadinanza. Cosa fa oggi i 5 Stelle e soprattutto cosa fa la cittadinanza che è venuta qui e che ha risposto poi con gioia, perché alla fine c'è un gran divertimento. Guarda, noi la cosa più importante è l'umiltà con cui parlamentari, consiglieri regionali, persone che sono in questi palazzi di vetro vengono a mettere le mani in mezzo ai rifiuti, mettono le mani con diciamo rastrelli, vanghe, ad aggiustare un parco che era degradato, abbandonato. Quindi già questo è un esempio per tutta Italia. E poi vogliamo dimostrare che lo facciamo noi 5 Stelle, ma devono fare tutti i cittadini. Basta poco per scendere con un rastrello e mettere a posto un parco pubblico, farlo diventare praticamente nuovo. Ciao, cosa facciamo oggi? Puliamo, lavoriamo. Cerchiamo di mantenere bello l'ambiente. Quindi cerchiamo di riattivarci prima noi che l'amministrazione. Questo è il Movimento 5 Stelle, attivismo, sono cittadini che si impegnano direttamente per curare la cosa pubblica e quindi per sopperire a quelle che sono le carenze da parte del comune in cui sono degli sprechi di soldi enormi, anche per quanto riguarda l'indagine Mafia Capitale lo attesta, la cura dei giardini, quindi la cura del verde, dove sono spariti un sacco di soldi. Immagino che state usando rigorosamente una buona vernice all'acqua. Sì. Cosa fate di bello? Verniciamo. Eh? Verniciamo. Il tavolo del parco. Sì. Tutti quanti gli accessori. E perché verniciate il tavolo? Perché completamente sono 2 anni minimo che nessuno se ne prende cura, e era pieno di scritte e oramai molte parti di legno ormai crepate. Quindi era una cosa assolutamente necessaria. E noi andiamo appunto a sopperire a quelle che sono le carenze dell'amministrazione e dimostriamo quello che può fare il Movimento 5 Stelle allorché governerà questa città e in cui allorché andrà a recuperare un mare di sprechi che ci sono nei bilanci del Comune di Roma, dalle municipalizzate alla gestione degli immobili fino ad arrivare alla cura del verde, andremo a recuperare questi soldi e rimetterli in servizi, appunto per dare dei servizi ai cittadini romani che sono quelli che pagano le tasse più alte d'Italia, hanno un trasporto pubblico inadeguato, strade sporche, giardini che non sono curati. Lo stiamo facendo oggi senza soldi, figuratevi quello che potremo fare domani recuperando 1 miliardo di euro. Ciao. Cosa fai di bello con la vanga? Io sto mettendo a dimora questa sughera. A dimora? A dimora. Perché? Questa. Perché si utilizza questo verbo dimora? Dimora perché questo è il verbo che è il termine tecnico perché si usa per quando si parla di piantare degli alberi, si dice mettere a dimora. Questa sughera, io ho raccolto le ghiande circa 4 anni fa, di questa sughera, di quel leccio là e di quella farnia che vedi là dietro. Quindi sughera. Sughera. Sì. Leccio. E farnia, quella là. E farnia. Perché questi 3 tipi di piante in questo parco che si sta rimettendo a posto dopo 2 anni da parte dei cittadini? Perché proprio questi 3 tipi? Guarda, queste sono piante che io sto raccogliendo per me. Ho fatto una grande quantità di questo tipo di alberi e vorrei fare addirittura una festa della piantagione a Dragoncello, se ci riesco. Ho raccolto tante ghiande, l'ho seminate, tanti semi di tante piante diverse e adesso stanno crescendo. Ora hanno 4 anni, le ho rinvasate io, ho fatto un bel lavoro in questo senso. Sono contento. E
niente, qui c'era bisogno di alberi e ce li stiamo mettendo. Del resto queste sono piante che naturalmente crescevano in queste zone. Una delle operazioni principali, oltre a dare decoro a un parco di Dragona, era quella di riconsegnare alla cittadinanza il senso di appartenenza, il senso civico. Questo sta riuscendo, le persone oggi sono tantissime, la partecipazione è enorme, stiamo riconquistando appunto questo senso civico, questo senso di appartenenza e di comunità. Per questo abbiamo anche previsto il posizionamento di una casetta per gli attrezzi, che è qui, dove verranno messe delle buste, verranno messi dei rastrelli e i cittadini, il comitato di quartiere se vorrà, chi vuole potrà venire qui e prendersi cura del proprio parco. D'altronde questa è roba nostra, è roba comunque della comunità e cerchiamo di riconquistarlo, questo senso civico. Cosa facciamo qua? Perdiamo adesso. C'è il pranzo, un buon caffè con un biscottino. Cosa sta succedendo nel municipio 10? Abbiamo iniziato a pulire un parco e anche a ripararlo, insomma uno dei tanti, di tantissimi piccoli interventi che vorremmo fare, invece delle grandi opere inutili. Bene collettivo ci sembra il minimo che possiamo fare. Insieme al tavolo ambiente del 10° municipio abbiamo ideato di una scritta riciclata, totalmente riciclata perché la tavola e via i tappi, e i bambini qui stamattina hanno diciamo fatto un referendum senza cuore per quanto riguarda il nome da dare al parco e il nome poi alla fine è stato il Parco dei Dragoni. Cosa fai Silvana? Dove vai? Sto andando a piantare l'ulivo, mi hanno detto, non lo so, ma io sarò in grado di piantare un ulivo. Mo vediamo, io vi seguo. Con la mia voglia di pace, okay. Farò. Ciao! Federica, che cosa stiamo piantando? Un ulivo, no? L'ulivo, giusto? L'ulivo della pace, che ne pensi? E noi già il fatto di stare qua e di dare vita a questo spazio per me è una cosa di orgoglio. Anche il fatto che l'AMA si sia attivata perché sapeva che venivamo qua, da un lato ci inorgogliosisce e dall'altro mi lascia un po' amaro, perché veramente questi spazi sono sempre trascurati e abbandonati. Per cui è bello vedere tutta questa gente, questi bambini che magari portano una pala, è bello. Ho conosciuto tante persone e questa è l'importanza, le periferie romane dovrebbero rinascere anche con questa condivisione degli spazi. Quindi una volta che si è pulito si differenzia. Infatti, differenziamo.